Mussolini intellettuale romagnolo. Ha scritto molto di più e molto meglio. Ma innanzitutto credo che il fascismo non avesse nessuna intenzione di liquidare tutto ciò che gli si poteva sottomettere o risultargli utile. Abbiamo però sufficienti elementi per poter dire, e già ho detto prima che il fascismo non pensava minimamente di fare una guerra di religione, sapeva che l'avrebbe persa. Ma noi abbiamo parecchie testimonianze del fatto che verso la fine degli anni 30 si pensa anche a che cosa dovrà accadere del fascismo, non solo quando scomparirà Mussolini, ma del re. Ora, il fascismo non si può liberare della monarchia, non perché non fosse monarchico, ma perché non si può liberare del re soldato. Non è soltanto il re che gode ancora della fiducia della gran parte del popolo italiano e del simbolo dello Stato, ma è il re di Caporetto, il re della guerra, è un re a cui molti fascisti guardavano come un re che aveva fatto la guerra da umile fante quasi, quindi c'è la figura del re. Ma quanto a quello che sarebbe successo dopo, noi abbiamo il diario di Ciano che ci dimostra come Mussolini, nei momenti proprio di ira, progetta dopo la vittoria di far fuori fisicamente un paio di milioni di borghesi, di mandare le squadre romagnole, che sono quelle più anticlericali, a ripulire il Vaticano, e quella la cosa sicuramente più certa, di eliminare la monarchia. E la conferma sarebbe questo progetto di riforma dello Stato del Partito Fascista, dove il re non figura affatto. L'altra soluzione che venne discussa all'interno dell'oligarchia fascista era che con la scomparsa del Duce, più lontano possibile, si doveva pensare a unificare le due cariche e fare il re duce. Alcuni pensavano a Umberto, perché pare che fosse un buon fascista, poi qualcuno poteva avere dubbi cosa era essere fascista per Umberto, altri pensavano semplicemente che, scomparso il re, che era l'uomo di prestigio, la monarchia non aveva nessun prestigio. E sicuramente un Mussolini, con il prestigio di una vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, non aveva bisogno più del re. Questa no. Per quanto riguarda la Chiesa, il problema non è tanto quello di stabilire chi ha ceduto, ma andare a vedere. La Chiesa ha paura, ha terrore. Le leggo che cosa scrive il cardinale Schuster, perché queste sono le cose che contano, non le teorie su quanto un totalitarismo possa accettare o meno la Chiesa. Schuster dice, nel 1939, e Schuster è un fanatico di Mussolini fino al 1937, dice che Mussolini è più grande di Costantino, di Carlo Magno, e chi è più grande di Gesù, no, perché no, era in un altro campo. Tra noi, la Chiesa Cattolica oggi si trova di fronte, un discorso segreto che fa ai vescovi della diocesi, dell'Episcopato Lombardo. La Chiesa Cattolica oggi si trova di fronte non tanto ad un nuovo Stato fascista, già che questo esisteva già nell'anno del Concordato, ma di fronte ad un imperante sistema filosofico-religioso nel quale, per quanto non lo si dica a parole, è implicita la negazione del credo apostolico, della trascendenza spirituale della religione, dei diritti della famiglia cristiana e dell'individuo. Di fronte ad un credo apostolico e ad una Chiesa Cattolica di origine divina abbiamo dunque un credo fascista e uno Stato totalitario, il quale, appunto come quello hegeliano, rivendica per sé degli attributi divini. Sul piano religioso il concordato è vaporizzato. Questo pensava la Chiesa, questo sentiva la Chiesa, una grande autorità della Chiesa. Quindi quando si fanno quelle disquisizioni sul fatto che c'è la Chiesa, quindi non è totalitaria, va bene, ma da un punto di vista teorico sarà così. Ma la Chiesa non se n'era accorta però che il fascismo non era totalitario e ne aveva paura e terrore. E lo dimostra il cardinale Schuster e l'ultima enciclica, quella cosiddetta poi nascosta, quella scomparsa, repubblicata, in cui Pio XI condannava anche il fascismo. A questo punto, se la Chiesa si trovava così bene con una vittoria di compromesso che aveva sottomesso il fascismo, perché spaventarsi tanto? Concluderei con una riflessione.